Me gusta mucho la par condicio, voglio un inciucio con un muchacho o Francio Spagna, perché se magna e dopo il ballottaggio ballottiamo la presidenza. Secondo incontro con Antonio Iannamorelli da Roma, Quirinario di bordo. Allora, le novità dell'ultimissima ora, ormai alla vigilia del primo voto in Parlamento. Berlusconi non è andato, ha mandato Brunetta a incontrare Renzi o chi per lui. Che altro è successo? Dai, dici, dici. Beh, innanzitutto diciamo che forze politiche che sono uscite dalle consultazioni hanno messo dei paletti un po' più stretti, no? Come dicevamo nell'ultima puntata di Quirinario di bordo, che era vecchio, dove aveva chiesto di un politico altro, tutti quanti si sono espressi perché il candidato su cui convergere sia un politico. E quindi diciamo il cerchio di restringere e confermo quello che abbiamo detto l'altro giorno. Se un politico non può essere un politico tossico, deve essere una persona che in un certo qual modo ha almeno un requisito che lo rende apprezzabile l'opinione pubblica. O donna o non percepito come politico. Questi erano i tuoi principi, giusto? Esattamente, esattamente. Quindi diciamo, donna può andare bene tutto, no? Perché è chiaro che innovazione eccezionale, diciamo, la prima donna capo di Stato di un grande paese europeo, a parte la regina di Terra, ovviamente, di per sé sarebbe un grande tratto di innovazione. Oppure magari un sindaco. Ecco, allora. Sei già arrivato dentro al problema, le consultazioni quindi hanno portato questa qualche indicazione, cioè a stringere un po' il cerchio. Ma io do a tutti quelli che ci ascoltano un suggerimento. Andatevi a vedere tutte queste occasioni di elezioni di presidenti o di assemblee legislative o del Presidente della Repubblica, avuto sempre un ruolo chiave. Il gruppo della sottile responsabilità, poi presentato poi negli schieramenti e al momento giusto, diciamo, si sta sempre a giocare queste carte per difendere il proprio territorio, poi perché c'è un modo di rapportarsi alla politica che è un po' diverso dal modo italiano. Ascoltando bene le loro dichiarazioni, sentono le cose come stanno per davvero, ecco, quindi che cosa hanno detto? Sono un po' tentoni. Lasciamo perdere quello che hanno detto in passato, oggi che cosa hanno detto? No, non lo lasciamo perdere perché bisogna spiegare perché sono particolarmente autorevoli, altrimenti cominciamo per fare modi, invece c'è un motivo, no? Un motivo culturale, etico e via discorrendo. Diciamo, ci sono delle ragioni storiche per cui diciamo in questo passaggio, poi anche perché, diciamo, quando tu hai a che fare con i rappresentanti di minoranze linguistiche, cerchi in tutti i modi di coinvolgere, quindi fare in modo che siano della partita per un fatto, diciamo, L'uso della lingua italiana è proprio nel loro caso, non è improprio, non è sottile, no? Non è machiavellico. Allora, che nomi hanno fatto? Allora, i consigli hanno detto che non possiamo votare per mandare il non chiaro e secondo me è uno di questi. E la novità, com'è? C'è un candidato più? C'è? Tra i tre c'è un presidente e due candidati? Sicuramente. Perché noi ci siamo messi anche la cravatta, proprio perché ormai. Perché siamo... oggi volevamo il nome in anteprima. Perché infatti se ne meglio che potevamo. Ah, grazie, è una cosa che ci rincuora. No, devo dire che tutti e tre rispondono ai requisiti, perché la Pino Chiaro è donna. E va bene. Andiamo del Rio è un sindaco che ha detto praticamente
segretario del Consiglio, ma che non è mai stato parlamentare, no? Che non percepisce la famosa pensione consulta e tutte quelle cose che giustamente agli italiani stanno protestati. Mattarella è fiducia costituzionale, sta fuori da molto tempo dalla ragione politica. Allora, dici qualcosa di Del Rio, perché gli altri due li conosciamo, no? Gabriele Del Rio è una persona che fa politica dal 2000. Prima ha fatto il medico, fa il medico, ha una famiglia numerosa, credo che abbia 5-6 figli. Personalmente io ho grande esperienza che ho vissuto nel direttivo nazionale dell'ACI, perché prima è stato prima vicepresidente e poi presidente. Sì, fin quando ovviamente non è stato nominato ministro da lei. Era sindaco di Reggio Emilia. Ma la sua estrazione politica? Lui viene dal Partito Repubblicano, ha iniziato la sua attività politica appunto cambiando di abitudini regionali del 2000, è stato eletto in Consiglio regionale, poi è diventato sindaco di Reggio Emilia, sconfiggendo nelle primarie la storica di Reggio Emilia. Allora è un uomo nuovo, rappresenta il partito dei sindaci, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, è di estrazione cattolica, è popolare come Renzi, che altro? Niente, è fatto. Ma forse tra i due punti deboli che diciamo, fa una valutazione solo politica potrebbe dire che non ha una grande esperienza internazionale, e invece si sbaglia perché Graziano Del Rio è stato per anni del movimento dei popolarini, oddio, questo adesso movimento con tutto il rispetto per i popolarini, però uno quando pensa all'esperienza internazionale pensa a un ambasciatore, hai capito, a Sergio Romano, il movimento dei popolarini. Sì, sì, no, per carità, aderenti del mondo, ha un'organizzazione esclusivamente mondiale ed è impegnatissimo nei temi della pace. Antonio, però adesso è un boycott, come sono vicino ai boycott di Renzi. Bene, vediamo che dice Alessandro, scusa. Invece dai, di questi tre può accadere il miracolo che non venga eletto addirittura al quarto scrutinio, ma prima? Ma allora, Mattarella ha citato quasi 4 ore la riunione, ed è già un segnale. I numeri direbbero di sì, perché facciamo una breve rassegna della presenza, adesso anche per qualche numero impreciso, perché io ho appena perso un altro gruppetto di parlamentari. Beh, una decina, ha detto tra poco rimane da solo. Comunque. Ci sono alcuni che sono vagamente uniti nessun partito, però la situazione più o meno è questa. Abbiamo il PD, vado per fatto del Nazareno contro il fatto del Nazareno. Ma ricordaci prima qual è il quorum dei primi tre scrutini. Scusami, che sono 37. Ok. Il Partito Democratico ha 446 voti, di cui 415 sono parlamentari, una trentina grandi elettori personali. Poi 70 sono quelli dell'NCDC che si sono presentati insieme alle stazioni, 147 sono quelli di Forza Italia, 32 sono di Scelta Civica, 34 sono del gruppo delle autonomie, questo numero ci sono anche quelli dei socialisti e alcuni degli eletti all'estero. 15 sono del gruppo GAL, che è una costola di Forza Italia, 13 sono dei popolari per l'Italia, ovviamente il gruppo diretto con Scelta Civica che era vicina al ministro Mauro e che poi si è cacciata. A questi vanno sommati 29 del gruppo Misto, che sono in gran parte Grillini, Borghese. Totale?
senza contare qui siamo a 760 punti. E quindi è chiaro che si potrebbe fare il tentativo di fare un colpo di teatro, tornare indietro rispetto alla dichiarazione del voto scheda bianca e poi procedere alla votazione al secondo turno. Ma questo vabbè, lo andremo a verificare. Quindi tutto messo insieme, il fronte, diciamo, no Franco del Mazzareno, no Euro, come chiamiamo quello che come vogliamo, conta 224 voti, 38 della Lega, 137, ma quindi sono tutte sottratte le voci del Movimento 5 Stelle, 12 Fratelli d'Italia, 34 di Sinistra e Roger di Sertaggio. Quindi appunto stanno fuori. Scusa, ma la minoranza PD dove l'hai messa in questo gioco? Allora, la minoranza PD è la minoranza di Forza Italia, perché qui il gioco è doppio, cioè certo. L'area diciamo, della minoranza PD che conta una settantina di parlamentari e l'area che fa capo dentro Forza Italia ha vinto. Sì. Che a sua volta diciamo conterebbe anche in questo caso circa 60 parlamentari più il gruppo di Popolo di Mauro e Popolare dell'Italia che spesso si è distinto diciamo dal governo di cui pure fa parte attraverso un sottosegretario. Quindi ai 760 bisogna sottrarre? Siamo con 110 da qualche franco tiratore sempre ci sarà di sicuro, no? E quindi siamo al limite 650 il quorum è 70 potrebbe essere questa questo numero potrebbe essere rinforzato dal gruppo degli ex. Senti, invece un coup de théâtre può andare a monte questa cosa? È possibile che Renzi e Berlusconi, ma soprattutto Renzi, utilizzino questo argomento per mettere all'angolo la minoranza esterna. Cioè dire, noi avremmo l'occasione di eleggere il Presidente della Repubblica al primo scrutinio, con tutti gli effetti positivi, per esempio sulla borsa, perché il giorno da giovedì, quindi venerdì la borsa è aperta, ci sarebbe chiaramente un sussulto positivo, poiché voi diciamo, fate professione di serietà sul nome che andiamo a indicare, allora noi per conducere la persona lo tiriamo fuori direttamente al primo quarto e a una volta. E questo dovrebbe essere un argomento che poi dopo da argomento invece un prodotto di teatro nell'ultimo minuto questo staremo a vedere, certo è che i tempi stringono e il nome è sempre più delineato. Va bene. Forse per il momento è così, insomma le cose possono cambiare di ora in ora, quindi intanto ci teniamo aggiornati. Decisamente, oggi è così, domani vediamo che cosa succede. Grazie, allora buon lavoro a ricevere. Beh, sicuramente. più ci avviciniamo alle votazioni, più sarà così, probabilmente. Non mi dici della mattina, però. No, non ci fai. Ciao. Me gusta mucho la par condicio, voglio un inciucio con un muchacho. O Francio Spagna, perché se mangia e dopo il ballottaggio ballottiamo la presidenza. Dance, 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 dance.